Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio comunale di San Michele di Serino, 17ª giornata del campionato nazionale Under 17 Girone C. Stanno per affrontarsi sul rettangolo di gioco i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Crotone. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dall'Avellino che schiera pone tra i pali numero 1, numero 2 Caputo, 3 Cimino, 4 Sagna, 5 Saporito, 6 De Luca, 7 Antignano, 8 Farinelli, 9 Coiro, 10 Falco, 11 Monaco. In panchina Moscogiuri, Corcione, Nasufi, Valente, Paudice, Rigo, Migliaccio, Cuomo, Gargaro, allenatore Paolo Fess che sostituisce quest'oggi lo squalificato Dario Rocco. I calabresi del Crotone rispondono con la rosa tra i pali numero 1, 2 Santoro, 3 Lonetto, 4 Riga, 5 Panza, 6 Lorenzi, 7 Laura, 8 De Simone, 9 Filosa, 10 Ruggero, 11 Miceli. In panchina Megola, Muto, Sem, Manica, Tripoli, Samache e Noce. La formazione pitagorica è allenata dal signor Francesco Lo Monaco. Dirige il match il signor Geremia Vincenzo De Capo, appartenente alla sezione di Nola, assistito da Domenico Romano di Nola e Angelo Angelillo di Nola. Ed ora un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Azeglio Vicini, l'ex commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. Azeglio Vicini è scomparso qualche giorno fa, ha guidato la nazionale dal 1986 al 1991, conquistando due terzi posti, uno all'europeo in Germania nel 1988 e un altro al mondiale italiano del 1990. Torniamo al presente, torniamo ad Avellino Crotone. La formazione irpina nel corso di questi primi 40 minuti attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Il calcio d'inizio sarà battuto dalla formazione crotonese. Crotone, la cui prima squadra partecipa al campionato di Serie A. Crotone, prima squadra che ieri ha conseguito un risultato di tutto prestigio in casa dell'Inter pareggiando 1-1. Non è andata benissimo alla formazione dell'Avellino, prima squadra sconfitta a Foggia nella sfida disputata sia lo Zaccheria a porte chiuse. Avellino Crotone alle 17 sono di fronte, dunque c'è già un primo fallo ai danni dell'attaccante crotonese Filosa quando la partita è iniziata da pochissimi secondi. Sul punto di battuta va il numero 10 Ruggero. Sette del fischio dell'arbitro, giornata soleggiata ma fredda qui a San Michele di Serino. Ecco la battuta del numero 10, palla respinta, sarà all'altezza della lunetta. Ora Coiro prova la ripartenza veloce, l'Avellino, ecco lo scatto di Monaco, avanza ancora Monaco alle calcagna Santoro, Monaco entra in aria, dribbla Monaco, ancora Monaco, ci prova la conclusione. Bloccata dalla rosa sul primo palo. Opportunità per l'Avellino, situazione interessante. Dopo un minuto di gioco, la performance, la corsa di Monaco verso la porta avversaria, la conclusione del numero 11. Attento la rosa a non farsi sorprendere sul primo palo. Avellino che veleggia sulle ali dell'entusiasmo, scaturito dal blitz di Frosinone che ha interrotto la serie nera, la serie di sconfitte consecutive che durava da ottobre. Irpini vittoriosi in Ciociaria per 2-1, anche se restano comunque ultimi in classifica. Il Crotone invece nello scorso fine settimana ha impattato in casa con il Bari per 1-1. Palla per Sagna, lancio in avanti del numero 4 dell'Avellino. Provato il colpo di tacco Antignano, insiste Antignano, rientra ancora il numero 7, l'assist d'esterno per Monaco, lo scatto in profondità per il numero 10, Falco, deviazione, calcio d'angolo per l'Avellino. La formazione allenata quest'oggi da Paolo Festa
sembra molto intraprendente e ha approcciato nella maniera giusta al match. Corner dalla sinistra, battuta dal numero 10 Falco, palla allontanata, ci prova, o perlomeno aveva abbozzato un tentativo Antignano, non ha trovato il pallone, non è riuscito a controllare, a calciare nel miglior modo possibile il numero 7, se l'è cavata la retroguardia crotonese. Ora la formazione di Ilo Monaco riparte, Lorenzi temporeggia, lancio di Riga su Bitanio, intervento di Cimino in chiusura, ancora Falco per l'Avellino, la sovrapposizione di Monaco, ancora Monaco, vivacissimo in questi primissimi istanti di partita, Coiro non passa, l'ultimo tocco è comunque di un calciatore crotonese, rimessa laterale solo a tre quarti in favore dei padroni di casa, la battuta di Cimino, ci mette il piede destro Riga ad evitare che la sfera pervenisse a Coiro, insiste l'Avellino, Falco ancora, Falco perde palla, va giù, lascia correre il direttore di gara, Falco tenace, riesce da terra a servire il compagno, trattasi di Antignano, lo scatto di Caputo, l'ostruzione efficace di Panza, rimessa dal fondo. Quarto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Crotone. Lorenzi avanza il numero 6 e lui regista l'entrata della formazione di Ilo Monaco, palla in avanti, colpo di testa di Cimino, ancora attento in chiusura Monaco, la rimessa laterale è Irpina, rimessa con le mani affidata a Cimino, lancio in avanti, Coiro difende palla, cambia gioco benissimo a beneficio del numero 10 Falco, Panza di piedi è costretto a rinviare la rosa, palla direttamente in faro laterale, aggredisce la formazione di casa, Antignano ruba palla, ancora Antignano, duello spalla a spalla con Miceli, Miceli tiene botta e alla fine c'è rimessa dal fondo. Con calma la rosa va a battere la rimessa dal fondo, l'Avellino che ha vinto in Calabria la gara d'andata per 2-1, il primo dei due successi esterni ottenuti sinora dalla squadra biancoverde, l'altro freschissimo di 7 giorni fa in casa del Frosinone, che ha messo fine alla serie nera di sconfitte consecutive che durava da ottobre, che aveva relegato l'Avellino all'ultimo posto in classifica, lo è ancora, ma i 3 punti ottenuti in Ceceria hanno un po' ristretto la forbice dalle posizioni immediatamente precedenti. Panza gira palla a beneficio di Santoro, appoggio sulla sinistra, la destra che lo usa per De Simone, ancora Santoro, elude Falco, cambia gioco il numero 2 del Crotone, dall'altro lato lottano Antignano che con scaltrezza era riuscito in un primo momento ad anticipare Lonetto, poi Lonetto si è riscattato andando efficacemente a disturbare Antignano che ha perso palla, intanto c'è rimessa laterale ancora per la formazione ospite, Lorenzi, Santoro prova ad allungare, Cimino, ennesima chiusura di questo primo scampolo di partita, la rosa con i piedi accoglie palla il numero 10 verinese Falco, va giù Falco, intervento da Tergo di Filosa giudicato irregolare, calcio di punizione per l'Avellino, De Luca parla direttamente tra le braccia di La Rosa che in un primo momento non ha bloccato il pallone, poi è riuscito a far suo la sfera ed evitare guai peggiori, pone
il destro del portiere biancoverde, il tocco di Falco, anticipato Coiro, Antignano predica calma, festa ai suoi, lo scatto di Coiro, duello con Panza, Coiro tiene palla, il dribbling dell'attaccante biancoverde, Falco con un tocco riesce a liberarsi, a servire il capitano Farinelli, l'appoggio sulla sinistra per Cimino, il cross tentato da Cimino, tiro murato da Santoro. Intanto è rimasto giù un calciatore del Crotone, il direttore di gara richiama l'attenzione del massaggiatore calabrese. Nel contrasto precedente ha subito un colpo il calciatore del Crotone, non sappiamo di chi si tratta, speriamo non si tratti di nulla di grave. Siamo giunti al nono del primo tempo. Intanto Coigo si spiega con gli avversari. Nel precedente contrasto è rimasto contuso. C'è un calciatore crotonese impegnato nella fase di riscaldamento, di stretching. Vedremo se il calciatore infortunato riuscirà a continuare a giocare o si renderà necessaria la sostituzione. Viene aiutato a rialzarsi il calciatore calabrese, non siamo riusciti a vedere di chi si tratti. È il numero 9 Filosa, che ha subito un infortunio nella fase difensiva. Vediamo di chi si tratta. Dovrebbe essere Filosa oppure no? C'è il cambio comunque, c'è il cambio, non ce la fa. È Lotto, non è Filosa, chiedo scusa, è De Simone. È De Simone il calciatore infortunato, non è Filosa. Rettifichiamo. Al suo posto il numero 18 Noce, dunque primo cambio di questa partita. Sostituzione forzata, avvicendamento dovuto all'infortunio di De Simone, occorsogli al minuto numero 9 del primo tempo, al suo posto Noce. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco, Avellino e Crotone sono sullo 0-0, applausi per Coiro che sportivamente restituisce palla agli avversari. La rosa si può riprendere dunque al posto di De Simone, il numero 18 Noce. L'Avellino conquista subito palla, Sagna. Riceve Monaco, ancora Monaco, entra in area, poi serve Cimino, il cross di Cimino, alla respinta di testa, riparte il Crotone, ma intercetta Falco, Farinelli, il capitano, gioco di gambe, appoggio indietro per Sagna, movimento di Antignano sul versante di destra, Farinelli chiede palla sulla sinistra Cimino, la traiettoria però favorisce Santoro che protegge la palla con il corpo favorendone la fuoriuscita. Prova a ripartire il Crotone, l'Avellino è molto aggressivo in questa fase iniziale di match, sbaglia intanto De Luca, lo scatto di Ruggero che trova un corridoio, l'appoggio sulla destra per Lauro, l'uscita di Pone bassa, efficace, con i guantoni, l'estremo difensore biancoverde ha letteralmente sradicato il pallone dai piedi di Lauro, involatosi sull'assist di Ruggero. Il rilancio del portiere biancoverde, Coiro, sempre spalle alla porta, ancora Coiro che quasi si aggrappa all'avversario, concede il vantaggio il direttore di gara, che ricordiamo è il signor De Capua, appartenente alla sezione di Nola. Tutta la terna arbitrale è nolana,
Quest'oggi, infatti, anche Romano e Angelillo, i suoi assistenti, provengono dalla sezione di Nola. Intanto pone in due tempi sull'insidia portata da Lauro, il quale era pronto a raccogliere l'imbeccata proveniente dalla tre quarti. Santoro, ennesimo lancio in avanti di Santoro, di testa Sagna, appoggio comodo per il capitano Farinelli. Ancora Coiro, lotta, va giù Coiro, Farinelli la gira per Sagna, sulla destra Caputo, prova ad accelerare Caputo, non lo molle, numero 10 Ruggiero, pasticcia Caputo sull'azione di disturbo dell'avversario, rimessa laterale per il Crotone. Lorenzi, Noce, neo entrato, ancora Lorenzi, Noce, si cambia, si va dalle parti di Panza. Panza serve sulla sinistra il numero 11 Miceli, Lonetto, Filosa fermato. Adesso De Luca per l'Avellino, De Luca scambia con il compagno, ecco il numero 6, vede sulla sinistra Monaco che riceve palla, stop elegante di Monaco che poi sbaglia, non riesce a servire Falco. Lorenzi, avanza la formazione calabrese, adesso Ruggiero, Riga, assist di Riga, palla irraggiungibile per Lauro, il netto vantaggio pone che fa sua la sfera. Adesso Sagna che va allo scambio con De Luca, si riparte da pone, il lungo lancio del portiere Irpino ad imbeccare Monaco, tiene palla Monaco, va giù il biancoverde, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Aveva tentato il dribbling Monaco, non ha boccato le sue finte l'avversario, trattasi di Noce, adesso commette fallo su Monaco, inducendo il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione ai padroni di casa. Farinelli, De Luca, non c'è fallo di Filosa, si continua a lottare in un fazzoletto di campo, Monaco prova l'ennesima cavalcata, fermato Monaco in scivolata, intervento giudicato regolare, l'ultimo tocco è di Noce, messa laterale in favore dell'Avellino. Cimmino parla all'indirizzo di Coiro, all'indietro non riesce a trovare Farinelli, ennesima accelerata di Ruggero, ecco Lauro, palla di ritorno per Ruggero, intervento di Farinelli giudicato regolare. Ora pone Caputo, De Luca, guadagna metri la formazione di casa, ancora De Luca, temporeggia, riflette, intanto avanza e serve il numero 7 Antignano, il cross di Antignano, il colpo di testa di Lorenzi, alla distanza ci prova Coiro di prima intenzione, palla di poco al lato, applausi per Coiro. Tutto questo quando sta per scoccare il 16° minuto del primo tempo. Coiro di prima intenzione ha provato a sorprendere la rosa, non è stato fortunato l'attaccante biancoverde, non ha centrato lo specchio della porta. Ora la replica crotonese, lo scatto sulla sinistra di Loretto, il cross di Lonetto, Sagna riesce in qualche modo ad allontanare Noce, aveva in un primo momento sfruttato al meglio l'errore di Monaco, sbaglia ancora l'Avellino, Miceli, Lonetto, ancora Lonetto prova ad avanzare, Ruggiero, ancora calcia Ruggiero, la respinta di Sagna, fallo di mani, calcio di punizione per l'Avellino. Ci avviciniamo a metà primo tempo, 0-0 tra Avellino e Crotone, match sinora gradevole, ritmi discreti,
Calcio di punizione intanto per l'Avellino. Probabilmente è stata ravvisata una spinta ai danni di Coiro. Ora Saporito, lancio sulla sinistra per Cimino, il colpo di testa di Santoro, inzuccata, è bastata a mettere fuori causa Cimino, ma c'è comunque rimessa laterale in favore dei Lupacchiotti. Scambio tra Cimino, ecco Monaco, attenzione a entrare, traiettoria bassa, ha calciato! Un bianco-verde ha respinto un difensore crotonese proprio davanti alla rosa, che aveva la visuale ostruita. Altra buona opportunità per l'Avellino. De Luca si è visto respingere il tiro a botta sicura da un difensore, non ci pare che abbia deviato la rosa. Fallo commesso da Ruggero, che ora battibecca con l'avversario. Richiamo verbale per entrambi, Farinelli e Ruggero. De Luca non trova più il pallone. Occhio all'avanzata dei rossoblù, fermato Lauro da un ottimo Farinelli, che preferisce temporeggiare. Adesso Monaco, sempre Monaco, appoggio corto per Falco. Farinelli rincorre il pallone sulla destra a Caputo, ma non riesce a mantenerlo giocabile. Messa con le mani in favore degli ospiti. Panza, lo scambio con Lonetto, movimento di Filosa. Riga, Ruggero, s'accentra Ruggero, porta palla il numero 10, serve Miceli, sul versante di sinistra Lonetto, adesso Lauro, torna indietro da Santoro, testa la tela il Crotone, Lorenzi, Panza. Rimessa laterale in favore dei biancoverdi. Colpo di testa di Coiro, commesso fallo. Il numero 9 dell'Avellino, calcio di punizione per il Crotone. Santoro, il pallone non filtra. Santoro poi è fortunato nel contrasto con Monaco, che in un primo momento aveva intercettato la sfera. Cimino, Saporito, cambia gioco a beneficio di Caputo, si fa vedere Antignano, ancora Caputo, Falco, intervento rude di Noce, calcio di punizione per gli irpini. Si rialza leggermente dolorante Falco, che prova a chiarirsi con l'avversario. Il colpo di testa di Lonetto, non riesce nell'assist il numero 7 Antignano. Panza, Miceli, fase di stanca del match. Farinelli, il palleggio, il sombrero elegante ai danni di Filosa. Farinelli, il capitano, in becca Coiro, palla in aria, sopraggiunge sulla sfera Monaco, va giù, tutto regolare. Richiamo verbale per Monaco. Secondo il direttore di gara, il numero 11 ha accentuato la caduta. Sbaglia il Crotone, Antignano, pallone non filtra, De Luca ad alimentare l'azione per i biancoverdi, palla irraggiungibile per Coiro, ci sarà rimessa dal fondo in favore dei crotonesi.
crotonesi che in classifica occupano l'ottava posizione. Con 23 punti all'attivo in coabitazione con il Palermo. Fallo di mani di Ruggiero. Punizione per l'Avellino. Batterà Farinelli. Il sinistro del capitano biancoverde, il colpo di testa di Panza. Miceli, serve Lauro. Da Lauro a Lorenzi, Lonetto. L'avanzata del numero 7 crotonese Lauro. Allontana Sagna direttamente sulla panchina dell'Avellino, rimessa laterale in favore del Crotone. Lorenzi. Noce, che al numero 9, al minuto numero 9 ha sostituito l'infortunato di Simone. Adesso Ruggiero, attenzione alla manovra crotonese, Sagna, il destro da parte di Filosa, palla salvata sulla linea, ci pare da Caputo, Crotone vicinissimo al vantaggio. Lonetto, accelera il numero 3 del Crotone, ancora Lonetto, si accentra, viene fermato da Farinelli in cooperazione con un compagno che tra l'altro rimane anche contuso. Occasionissima per il Crotone al minuto numero 24 del primo tempo, la conclusione di Filosa respinta sulla linea da un difensore biancoverde. Appone battuto, gioco interrotto, si è rialzato Caputo. Occasione gol per il Crotone, che dunque con Filosa è andato vicino allo sbloccare lo 0-0. Adesso Lorenzi, Lonetto, da Lauro a Noce, Ruggero di testa colpisce Saporito, Santoro, Ruggero. Il Crotone dà l'impressione di guadagnare campo. Lorenzi, Panza, può impostare. Scambiano Lonetto e Miceli. Riga, Panza, Riga, cambia gioco per Ruggero che è libero. Adesso Santoro, Riga, Avellino in posizione d'attesa, palla in aria, il pallone assume una strana traiettoria, poi di testa Saporito si rifugia in corner. Calcio d'angolo per la squadra pitagorica, il primo di questa partita in favore dei rossoblù. Dalla bandierina è pronto il numero 10 Ruggero. Con la battuta del biondo numero 10 allenato da Francesco Lomonaco, palla in aria, fallo in zona d'attacco. Attenzione perché Saporito si arrabbia con l'avversario. Calcio di punizione per l'Avellino. Predica calma il direttore di gara. Punizione che sarà battuta da Pone. Mancano 2 minuti alla mezz'ora di gioco, sempre 0-0 a San Michele di Serino tra Avellino e Crotone, match valido per la 17ª giornata del campionato nazionale Under 17 girone C. Ma poco fa il Crotone ha sfiorato la segnatura con Filosa che si è visto ribattere sulla linea di porta il pallone dall'Avellinese Caputo. È l'occasione sicuramente più nitida, più eclatante sinora della partita. Noce, Ruggero, Santoro, aveva quasi pensato all'assist lungo Santoro, poi ci ha ripensato.
da Lorenzi a Panza. Ancora il numero 6 Lorenzi. Colto in controtempo Noce sul corridoio, trovato da Lorenzi. Si addormenta Monaco favorendo l'inserimento di Ruggero, che gli ha sottratto la sfera. Dopo inizio veemente, l'Avellino dà l'impressione di fiatare. Attenzione al movimento di Ruggero in aria. Si chiudono le maglie biancoverdi. Palla respinta. Adesso Monaco prova il taglio per il numero 7 Antignano, che viene fermato. L'arbitro sorvola, invitando i duellanti a rialzarsi. Adesso Santoro vorrà impostare Lorenzi. Palla per Panza. Lonetto. Anzi, chiedo scusa, Miceli. Lorenzi. Si allarga Santoro. Servito ora. Sempre il numero 2. Poggio corto per Noce. Lorenzi, Panza, Lauro, ancora Lauro, il cross del numero 7, palla in aria, svettono in due, nessuno trova il pallone. Poi Monaco a protezione, da Saporito a Monaco, l'allungo tentato da Falco, Coiro lotta, va giù Coiro, rischia Lorenzi. Ammonizione per il numero 6 del Crotone, che ha sgambettato l'attaccante biancoverde, che lo aveva superato nel contrasto. Coigo si stava involando, lo ha percepito Lorenzi e lo ha fermato sgambettandolo da terra. Ammonizione dunque all'indirizzo del crotonese Lorenzi, primo provvedimento disciplinare adottato dal signor De Capua di Nola. Tutto questo quando siamo alla mezz'ora esatta del primo tempo. Opportunità ora per l'Avellino, calcio di punizione che sarà battuto da Monaco. Palla a giro, l'uscita di pugni di La Rosa. Farinelli, palla ricacciata in aria. Intervento molto più semplice ora del portiere crotonese. In tuffo è intervenuto di pugni sul calcio di punizione insidioso di Monaco. Riparte l'Avellino con Farinelli. Falco. Ancora palla per Falco. L'avanzata di Caputo. Il traversone di Caputo. Anticipo di Panza su Coiro. Non trova il pallone sul tentativo di ripartenza Lauro. Rimessa laterale in favore dell'Avellino. Lo scambio nello stretto tra i biancoverdi. Ecco Saporito. Cambia gioco Saporito per Monaco. Batte il pallone di testa. Santoro però con il corpo riesce a neutralizzare l'avversario, ma non ad evitare il calcio d'angolo. Il disappunto di Santoro all'indirizzo dell'arbitro. Corner per la squadra biancoverde. Premiata l'intraprendenza di Monaco. Numero 11 ha portato a casa un calcio d'angolo. Situazione interessante per i lupi. Con la battuta del calcio d'angolo basso, non si accontenta della rimessa laterale, vuole giocarla Monaco, poi non addomestica il pallone e alla fine si rende protagonista di un duro intervento che gli costa il giallo. Ammonito anche Monaco. Parità anche nel conto dei cartellini ora 1-1. Monaco va ad aggiungersi a Lorenzi. Punizione per il Crotone.
lo scambio fa ripetere l'arbitro, ecco che si può riprendere, palla di ritorno per la rosa, lo scambio con Lorenzi, il gioco di gambe di Filosa che supera di slancio Saporito, sbaglia poi Filosa, Falco, porta palla Falco, anticipo di Riga, Coiro attendeva il pallone, tutto vano, è stato pronto il numero 4 ad intercettare la sfera. Adesso Lorenzi, Santoro, l'allungo di Ruggero a beneficio di Filosa, sbaglia Noce, De Luca, Sagna, cambia gioco per Antignano, l'intervento in chiusura dell'avversario, cioè comunque rimessa con le mani in favore dell'Avellino. De Luca, lo scambio con il compagno De Luca, il pallone filtra, Antignano prova a superare l'onetto, niente da fare, ci riprova il Crotone, Filosa, cross in aria per la posizione regolare di Ruggero, attenzione Ruggero, no, fuorigioco di Ruggero, è giunta la segnalazione dell'assistente del signor De Capo con qualche istante di ritardo. Sagna, Farinelli, Sagna, ancora il capitano biancoverde che scambia con De Luca, sulla sinistra risale Cimmino, intervento di Noce, ancora Riga, poi Miceli, Lonetto, Miceli, sbaglia il Crotone, Coiro lotta tra gli avversari, viene fermato però, poco assistito Coiro, adesso Riga, Noce, porta ancora palla Noce, Riga, Panza, la gira a Miceli, adesso Lonetto, anzi Lauro, ultimo tocco del numero 7 rosso-blu, rimessa con le mani in favore dell'Avellino, Sagna, lancio lungo, Coiro superato dal pallone, lotta con generosità l'attaccante biancoverde, ma il Crotone fa girare benissimo la sfera, adesso Miceli, ci riprova il Crotone con Lonetto, cross in aria di testa, svetta Saporito, adesso Santoro, il sinistro di Santoro, conclusione debole, vita facile per Pone, ci ha provato dalla media distanza Santoro, cambiando piede, calciando di sinistro, un rimbalzo del pallone sul sintetico che non ha creato difficoltà di sorta a Pone, Farinelli, ecco Coiro, provato il palleggio l'attaccante dell'Avellino, l'ultimo tocco è di Santoro, si riaffaccia dalle parti di La Rosa, la squadra di casa, tre minuti più eventuale recupero al 40esimo, 180 secondi all'intervallo più recupero, si sblocca lo 0-0 tra Avellino e Crotone, quarta giornata di ritorno, occhio al rimbalzo, la presa di La Rosa, nulla da fare per Coiro che pure aveva provato l'inserimento, si impegna Santoro a mantenere il pallone giocabile, non ce l'ha fatta, rimessa laterale
in favore dell'Avellino. Intervento di Ruggero, rimessa con le mani ancora in favore dei padroni di casa. Saporito, Sagna, De Luca, Saporito, Farinelli, accenno di pressing del Crotone, Cimmino, Monaco, palla per Coiro, ingabbiato Coiro, fermato da Riga, di piede interviene La Rosa, spedendo il pallone sulla tettoia della tribunetta dell'impianto sportivo di San Michele di Serino. Corre cambiare palla, sarà Cimmino ad andare alla rimessa con le mani. De Luca, Farinelli, anticipato Antignano, ancora Farinelli nel cerchio di centrocampo, con tranquillità il capitano biancoverde. Monaco, ancora Monaco, non riesce nel dribbling su Santoro, il quale innesca Ruggero. Intervento di Saporito, braccio attaccato al corpo, c'è comunque rimessa laterale in favore dei calabresi. Santoro riceve Riga, si allunga il pallone, Riga è fortunato, in qualche modo riesce a servire Ruggero. Ancora Riga, Ruggero, Santoro, rimane lì il Crotone. Sfera tra i piedi di La Rosa, fuori dall'area di rigore. Lonetto, imbeccato dal suo portiere, ancora Lonetto. Lauro, Riga, alzata testa Riga, appoggio sul versante di destra a beneficio di Santoro, il cross di testa colpisce De Luca, ci prova Riga nella stoccata, c'è stata l'ostruzione di Sagna, la palla è uscita, vano lo scatto di Lonetto, altra rimessa con le mani ad appannaggio della squadra campana, anzi no, c'è calcio di punizione, probabilmente c'è l'offside. Sarà Pone a battere il calcio di punizione, fallo commesso dai calciatori ospiti, punizione per l'Avellino. È scoccato il 40° al nostro cronometro, entriamo nella fase di recupero. In effetti c'è qualcosa da recuperare, perché si è perso del tempo per soccorrere De Simone al minuto numero 10 del primo tempo, che poi è stato sostituito da Noce tra le fila del Crotone. Batte Farinelli per l'Avellino, la gittata in aria, il colpo di testa di Santoro, allontana senza complimenti Ruggero, la sfera che salza a campanile e ricade dalle parti di Filosa. Rimessa per il Crotone, ci si avvia stancamente all'intervallo. Rimessa con le mani la squadra ospite, Santoro, quasi si ostacolano in maniera goffa Falco e Monaco. Vedremo se una delle due squadre riuscirà a costruirsi un'ultima opportunità. No, non c'è tempo, duplice fischio emesso da De Capua di Nola, si va all'intervallo. Avellino e Crotone chiudono il primo tempo sullo 0-0. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono ancora dall'impianto sportivo comunale di San Michele di Serino. Sta per iniziare il secondo tempo di Avellino-Crotone, match valido per la 17ª giornata del campionato nazionale Under 17 raggruppamento C. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0, una sola grande occasione capitata sui piedi dell'attaccante del Crotone Filosa, che si è visto respingere il tiro nei pressi della linea di porta da Caputo. Per il resto sporadiche iniziative
ritmi comunque discreti. C'è stato un cambio forzato. Seguiamo un attimo l'azione dell'Avellino con Falco, appoggio indietro per Monaco, tra i migliori nel corso del primo tempo. Lorenzi in anticipo su Falco, attenzione al l'attaccante dell'Avellino Farinelli, che da buona posizione sparacchia alto. Opportunità dopo che il secondo tempo iniziato da un minuto, il sinistro di Capitan Farinelli, palla alta sopra la traversa, il numero 8 si è liberato al tiro, chance per l'Avellino all'alba del secondo tempo. Vi stavamo dicendo del Crotone che al decimo minuto della prima frazione di gioco ha dovuto sostituire l'infortunato De Simone con Noce. Per il resto pare non ci siano stati avvicendamenti nel corso dell'intervallo. Dunque, opportunità potenziale per Farinelli, il capitano biancoverde ha sparacchiato altissimo dopo che era riuscito a liberarsi al tiro. Adesso Ruggero per il Crotone. L'appoggio per Santoro, due gli ammoniti, uno per parte, Monaco per l'Avellino e Lorenzi per il Crotone. Attenzione alla formazione calabrese, ecco Ruggero che è già sull'altro versante, il cross di Ruggero, non trova il pallone Filosa nel breve stacco, la palla che ha attraversato tutta l'area di rigore si è spenta in foul laterale. Il palleggio di De Luca. Antignano di testa riga, movimento di Filosa che sguscia e serve Ruggero. Ruggero, palla che non perviene all'Onetto, anticipato Coiro da Panza, riga, Lorenzi, ancora Lorenzi di testa, ci va Saporito, Noce, Lauro, palla ancora per Noce, tiene palla il numero 18 crotonese, subentrato a De Simone al decimo del primo tempo. De Simone numero 8 uscito per infortunio, tanto la palla è terminata sul fondo, rimessa che sarà battuta da Pone. Saporito, Coiro prova a difendere palla, si è allungata col ginocchio favorendo l'intervento di Panza. Ora Ruggero supera De Luca, ancora Ruggero, non salta però Sagna che mette in modo Antignano, lo scambio con Monaco, Antignano sega le fila il Crotone, anticipato Coiro da Miceli. Ruggero accelera, siamo già nella metà campo dell'Avellino. Ruggero braccato da De Luca, serve Noce che la allunga sulla destra per Lauro di testa, Sagna, ora riga, Saporito, si allarga Lauro, ancora riga dalla distanza, riga, palla alta, tutto il rammarico del numero 4 del Crotone, la palla si è alzata, determinata in circa di un metro oltre la traversa, palla ancora sul fondo, si riparte da Pone. È il quinto del secondo tempo. Reti inviolate a San Michele di Serino tra Avellino e Crotone. Punizione per la formazione di casa. Batterà Farinelli. Sagna. Antignano. La sovrapposizione di Caputo, un po' di spazio Caputo per avanzare, il cross basso, Coiro si gira e palla di poco a lato,
Non c'è deviazione, rimessa dal fondo. Sesto del secondo tempo. Avellino ancora vicino al vantaggio. Rimedia al rimpallo sfavorevole Saporito. Palla per Sagna. Di testa colpisce Lonetto. Si lotta alla fine la rimessa. È rosso-blu. Con le mani Lonetto, palla all'indietro per il compagno Panza. Riga. S'arrabbia mister Lo Monaco con i suoi. Rimessa laterale in favore del Crotone. Allora, appurato che non ci siano stati cambi nell'intervallo, passiamo a rileggervi le distinte. E intanto c'è ancora un cambio per la formazione ospite. Esce di scena Filosa. Al suo posto il numero 16 Tripoli. Secondo cambio dunque per i pitagorici, nessun avvicendamento sinora per l'Avellino. E allora vi rileggiamo le distinte. Partiamo dall'Avellino che schierappone tra i pali numero 1, 2 Caputo, 3 Cimmino, 4 Sagna, 5 Saporito, 6 De Luca, 7 Antignano, 8 Farinelli, 9 Coigo, 10 Falco, 11 Monaco. In panchina Mosco Giuri, Corcione, Nasufi, Valente, Paudice, Rigo, Migliaccio, Cuomo e Gargaro. Allenatore Paolo Festa che quest'oggi sostituisce lo squalificato Dario Rocco. Il Crotone, la rosa tra i pali. Poi numero 2 Santoro, 3 Gonetto, 4 Riga, 5 Panza, 6 Lorenzi, 7 Lauro. Il numero 8 era De Simone, sostituito al decimo del primo tempo da Noce. Poi numero 9 Filosa, anche egli sostituito qualche istante fa da Tripoli, maglia numero 16. Poi numero 10 Ruggero, 11 Miceli. In panchina siedono Megola, Muto, Sem, Manica e Samaché. Il tecnico è Francesco Lo Monaco. Designato a dirigere Avellino Crotone il signor Geremia Vincenzo De Capua, appartenente alla sezione di Nola. Intanto i rischi del Crotone con la rosa che è fortunato su Coiro. Bravo il portiere ad anticipare l'attaccante avversario sul passaggio improvvido del compagno. Gli assistenti del signor De Capua sono Domenico Romano di Nola e Angelo Angelillo, anche egli appartenente alla sezione nolana. De Luca, Farinelli, ha avuto un'opportunità all'inizio del secondo tempo, da buona posizione ha sparacchiato altissimo il pallone. La sovrapposizione di Caputo, contratto da Lonetto. Piccola rimostranza di Caputo all'indirizzo del guardaline. Rimessa battuta in maniera irregolare da parte del Crotone, il direttore di gara ha intimato la ripetizione. Lonetto, pallone filtra, Lonetto scambia con il neo entrato Tripoli, ancora Lonetto, si porta sul fondo, scivola e trascina con sé il pallone oltre la riga. L'errore di Lonetto ha scongiurato i pericoli di un'azione insidiosa messa in atto dal numero 3 rosso-blu. Buon per l'Avellino, fuori gioco di rientro segnalato al numero 16 Tripoli. Riparte l'Avellino con Sagna. Farinelli è pronto a ricevere Cimmino, appoggio corto per Monaco, ancora Monaco molto intraprendente nel corso della prima frazione. Ecco Farinelli, finisce col perdere palla, ma la recupera il numero 11 Monaco,
l'ultimo tocco è suo, rimessa laterale per il Crotone. Ecco Riga, svetta Saporito nel duello aereo con l'avversario. Ancora Saporito, Ruggero, Tripoli, ancora Tripoli tiene palla, fronteggiato dal, attenzione alla girata di sinistro di Miceli, e palla alta. Tripoli, nonostante fosse fronteggiato, è riuscito a servire con un rasoterra Miceli, che da buona posizione, indisturbato, ha calciato, ha provato a girarla di destro il giovane calciatore rossoblù. La palla si è alzata progressivamente e l'opportunità è fallita. Incorre il pallone intanto Caputo. Sale il Crotone a pressare. Ruggero ha suonato la carica per i suoi. Il dribbling di Antignano. Lo scatto di Coiro. Aggiunge il pallone all'attaccante biancoverde. Coiro si guarda intorno. Cross basso. Anticipato d'un soffio. Monaco. Palla brancata dalla rosa. Intervento decisivo di Lorenzi, abile a disinnescare il numero 11 dell'Avellino, pronto a raccogliere il traversone basso dalla destra di Coiro. Attenzione a Tripoli, avanza il numero 16, l'appoggio sulla sinistra per il numero 3 Tonetto, che è in posizione irregolare. Fuori gioco dunque di Tonetto, calcio di punizione per l'Avellino. Quando siamo al 12° del secondo tempo, non si sblocca lo 0-0, sempre reti inviolate a San Michele di Serino. Di testa colpisce Coiro, di testa pure Loreto. Pallone sfugge a De Luca, poi sbaglia Miceli, regalando di fatto la rimessa laterale agli avversari. Sbaglia pure l'Avellino, troppa approssimazione per entrambe le squadre. Reimposta Lorenzi, Santoro, Coiro per l'Avellino, Monaco, palleggio di testa di Monaco. Ancora Monaco che prova ad aggirare Santoro, entra in area il numero 11, Coiro! Ciabatta il pallone. La strada però non è uscita, ancora Coiro che prova a costruirsi un'altra opportunità ed è una rete bellissima! Coiro ha trovato la rete da posizione più difficile, Avellino in vantaggio al 13°, sembrava un'azione finita dalla distanza, Coiro ci ha riprovato e ha fatto centro, nettamente sorpreso la rosa per l'1-0 dell'Avellino. È il 13°, l'Avellino passa in vantaggio. Gli Spini hanno sbloccato il punteggio. Cioè, Coiro aveva ci ha battato il pallone, la strada però non è uscita, è rimasta in campo. La formazione Irpina ha pressato dalla distanza, Coiro è riuscito a sorprendere la rosa per l'1-0 dell'Avellino. Ancora la formazione biancoverde, di testa Lorenzi. Avellino 1, Crotone 0, sta decidendo Coiro. Avanza Tripoli, ancora Tripoli, Ruggero, vedremo quale sarà l'entità della reazione calabrese al gol subito qualche minuto fa. Stavolta c'è fallo da parte di Coiro. Coiro che nel convulso finale di partita di
Avellino Palermo era stato espulso per eccesso di proteste dall'arbitro. Coiro furibondo con il direttore di gara dopo che la partita era terminata con la vittoria del Palermo, che aveva centrato i tre punti sul gong, sul calcio di rigore. Il pareggio era sfumato all'ultimo respiro, al triplice fischio esplosa la frustrazione e la rabbia dei biancoverdi per la beffa subita. Ne ha fatto le spese Coiro, il direttore di gara non aveva tollerato le proteste dell'attaccante biancoverde e lo ha espulso nel tragitto verso gli spogliatoi. Cimmino torna indietro da Apone. Il rilancio del portiere biancoverde che ha ignorato Sagna. Punizione per il Crotone. Panza. Lonetto. Ruggero. Riga. L'uscita di Ipone di pugni. Adesso Monaco che scivola favorendo Noce. Intervento di chiusura di Cimmino, rimessa in zona d'attacco per i rossoblù. Adesso Santoro, palla in aria, Sagna di testa, può colpire e allontanare. Si era spedita in faro laterale. Rimane in zona d'attacco il Crotone, Avellino costretto sulla difensiva. Siamo al sedicesimo del secondo tempo, l'Avellino conduce per una rete a zero. Grazie alla rete di Coiro, messa a segno all'undicesimo. Ecco la rosa, gioco di piedi del portiere crotonese. Riga, lo spiovente di testa colpisce Saporito, il palleggio di Miceli, il pressing efficace di Antignano. Adesso Caputo per i biancoverdi. Farinelli cambia gioco e serve sulla sinistra Cimmino. Da Monaco a Falco, braccato da Noce. Falco vuole girarsi per crossare, la sfera filtra ma sui piedi di Riga che allontana. Insiste l'Avellino, ancora la formazione di casa. Coiro prova a girarsi, ritenta la conclusione, stavolta è meno fortunato l'attaccante biancoverde. Fuori dall'aria la rosa, innesca il compagno, ruba palla però Caputo, ma è stata commessa un'irregolarità da parte dei biancoverdi. Calcio di punizione per il Crotone. La decisione dell'arbitro non è andata giù ai supporters biancoverdi, che hanno protestato vivacemente all'indirizzo del fischietto nolano. Si profila un nuovo cambio tra le fila crotonesi. Potrebbe uscire Santoro. Vedremo. Lauro intanto per il Crotone. Palla all'indietro per Miceli. Riga. Il dribbling su Falco. Ecco Santoro. Assist basso. Provato a girarla a Tripoli. Ha toccato il pallone ma lo ha fatto debolmente. Nessun pericolo per Pune che si appresta al rilancio. Quando sta per scoccare il ventesimo, siamo dunque a metà secondo tempo, l'Avellino è sempre avanti per una rete a zero sul Crotone. Ruggero accelera, ancora Ruggero, non supera Sagna, tiene botta il numero 10 crotonese, il cross basso, la presa di Ipone. C'era Tripoli in agguato. Avellino, ricordiamo che è reduce dalla vittoria in casa del Frosinone per 2-1, match disputatosi nella cittadina di Ferentino. Invece il Crotone ha impattato in casa 1-1 con il Bari. Ecco la sostituzione, ecco l'uscita di Santoro, l'avevamo preannunciata, dentro il numero 17 Samaché. Cambia ora anche l'Avellino.
fuori il numero 6 De Luca, dentro Corcione, casacca numero 13. Punizione per la squadra di casa, batte Saporito, palla all'indirizzo di Coilo, non riesce a fare di più l'attaccante match winner, la sua rete sta decidendo, sta facendo sì che l'Avellino incameri altri 3 punti, una classifica deficitaria che la vede fanalino di coda del girone C del campionato nazionale Under 17. Miceli, Lorenzi, scivola il numero 18 Noce, che messa laterale per l'Avellino. Ora Farinelli, il dribbling di Farinelli si districa bene, poi non serve Monaco, e dunque rimessa laterale per i calabresi. Riga, Crotone che ha la necessità di recuperare nel punteggio, ma che sinora non ha creato pericoli di sorta alla porta bianco-verde dopo aver subito la rete di Coilo. Intercetta l'Avellino Falco, prova a lanciare in velocità Monaco, palla nettamente fuori dalla portata del compagno, può ripartire il Crotone. Panza, pressato con autorità Panza, non trova l'assistenza dei compagni, ne approfitta Antignano per rimettere in moto i suoi, fallo commesso da Ruggero su Farinelli, punizione per l'Avellino che può guadagnare secondi preziosi. Di testa colpisce Panza, Lonetto, intervento di Samaché, Caputo, il back abilmente Antignano, il cross di Antignano, il palleggio tentato da Monaco, commesso fallo, gioco pericoloso nel numero 11 bianco-verde, punizione per il Crotone. Riga, riparte la squadra pitagorica, caccia del gol dell'1-1, fa buona guardia a Saporito che spedisce direttamente in faro laterale. Adesso Lorenzi, Sagna, intervento di piede del calciatore bianco-verde al secondo anno nell'Avellino Calcio. Lauro, il dribbling su Corcione, Ruggero messo giù irregolarmente, Lauro è giallo per Corcione, salgono a 3 i gialli estratti dal signor De Capua nel corso di questa partita che si accinge a vivere il minuto numero 25. Siamo poco oltre la metà del secondo tempo, Avellino 1 Crotone 0, decide il gol di Coilo al 12° della ripresa. Calcio di punizione che sarà battuto da Ruggero, intento a sistemare il muro difensivo, pone, ne piazza 3 in barriera l'estremo difensore bianco-verde. Trattasi di Coilo, Farinelli ed Antignano. Guarda la porta Ruggero, si allontana però un componente della barriera irpina, ne rimangono 2 a protezione. Il destro di Ruggero, palla debole, Lemme tra le braccia di Pone. Sulla traiettoria nessun calciatore è intervenuto. L'estremo difensore bianco-verde ha potuto far sua la sfera con relativa tranquillità. Ora tocca all'altro portiere, la Rosa, impostare. Sfera nella zona presidata, attenzione,
intervento falloso di Samaché sull'avversario. Calcio di punizione per l'Avellino, invitato ad essere un po' più solerte, pone nella rimessa in gioco. È il 26esimo. Si lotta. Alla fine del cotone sboia la matassa. Avanza Lauro. Ecco Tripoli. Mobilissimo. Cambia gioco. Intervento decisivo di Sagna, a nostro avviso. Era ben appostato Samoaké. Adesso Miceli. Avellino non deve farsi schiacciare, non deve arretrare eccessivamente il baricentro della propria azione. Riga, Ruggero, Miceli, Riga, ecco Panza. Vanno lo scatto di Lauro, rimessa con le mani in favore la squadra bianco-verde che, ripetiamo, nel corso di questo secondo tempo, anche sullo 0-0, non ha mai rischiato. Adesso però attenzione all'Onetto. La palla rimane giocabile, l'Onetto in aria insiste. Intervento di Farinelli che spedisce il pallone in calcio d'angolo. Non è tanto così d'accordo con l'arbitro, il capitano dell'Avellino, ma il corner al crotone viene assegnato e lo batterà Ruggero. Con la battuta del numero 10 del crotone, palla che sfila, allontana Monaco. Riga non trova il pallone, ci riprova di sinistro. E attenzione ora allo scatto di Antignano. Miceli è bravo, è svelto e puntuale a servire la rosa. Però c'è Monaco per l'Avellino. Coiro, ecco l'autore del gol. Appoggio corto per Falco. Antignano. Caputo. Accelera Caputo, inseguito da Lauro. Ancora Caputo. Sempre Caputo. Lo fronteggia anche Lonetto. Il pallone è buono, insiste il numero 2 dell'Avellino. Davvero un gladiatore nella circostanza. E porta a casa un calcio d'angolo, ha portato il massimo. Dialogo a muso duro tra il direttore di gara ed un calciatore crotonese che ha rischiato il giallo. Corner per l'Avellino, occhio ai saltatori, Sagna, Saporito, lo stesso Coiro, ecco la battuta del calcio d'angolo. Anticipato Saporito, di testa allontana Panza, quasi a creare Bailam, di testa ancora Saporito che fa valere i suoi centimetri, poi sbaglia totalmente Farinelli che si rammarica con se stesso. Rimessa con le mani in favore del crotone. Riga, Miceli, prestato da Corcione, Miceli si rifugia in La Rosa che va subito al rinvio di destro, non potendola afferrare con le mani. C'è fallo commesso da Tripoli, punizione per l'Avellino. Tripoli ha da ridire anche con il guardaline. Cimmino alla battuta del calcio di punizione. È scoccata la mezz'ora del secondo tempo. Avellino sempre in vantaggio per una rete a zero. Uscita di La Rosa in due tempi sul numero 7 Antignano. L'appoggio corto per Panza. Accede la Panza. Lonetto sulla sinistra. Miceli. Riga. Noce aveva provato a servire Tripoli, ma c'è comunque rimessa laterale in favore dei calabresi che sono sotto di un gol e sono chiamati
a recuperare, a trovare se non altro la rete del pareggio. Coiro sottrae palla a Ruggero, ma sbaglia Coiro favorendo Tripoli, che entra in aria. Avanza Tripoli sulla destra, traiettoria respinta dal numero 5 Saporito. Ancora Tripoli, rimessa laterale in zona d'attacco per il Crotone. Ha provato l'intervento in scivolata Saporito, rischiando anche tra l'altro con le mani della formazione crotonese. Allontana il numero 5 Saporito, l'altro numero 5 Panza lancio sulla sinistra a tentare di imbeccare Lauro. Ha fatto buona guardia Caputo. Panza, fallo di mani commesso da Corcione, giallo per il numero 11 Miceli. Ammonito anche Miceli per il Crotone, probabilmente ha utilizzato termini poco ortodossi, poco oxfordiani. Punizione per la formazione calabrese. Riflette Panza sul da farsi, poi decide di servire Riga, che più o meno è alla sua altezza. Non raggiunge il pallone il numero 18 Noce. Rimessa laterale in favore dell'Avellino. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita, poi eventuale recupero. L'Avellino deve stringere i denti per far sì. Attenzione a Coiro che ruba palla all'avversario. Coiro si invola, Coiro avanza, Coiro, rete, 2-0, doppietta di Coiro. Avellino 2, Crotone 0. Coiro ha rubato palla, si è involato e con freddezza ha superato la rosa in uscita per il raddoppio. 2-0 dunque per l'Avellino. Crotone annichilito, 32esimo della ripresa. Coiro colpisce ancora e riceve i complimenti forse del papà. Doppietta di Coiro, 2-0 per l'Avellino. Ed ora la squadra di Paolo Festa è vicinissima ad ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il blitz di Frosinone. Avellino che in questo momento salirebbe in classifica a quota 12 in attesa di conoscere i risultati di Foggia e Pescara, che in classifica hanno 13 punti. Non cambia tantissimo, ma sono prestazioni che servono tantissimo al morale dei ragazzi. Sagna, Sanache, Lonetto, intervento di Saporito. Regolare, poi tradito dalla foga, il numero 5 Biancoverde spedisce il pallone in fallo laterale. Panza, Lorenzi, ancora Panza, Ruggero, Lonetto, il tackle, Caputo. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Crotone. Palla indietro per Ruggero, ancora il numero 10 rosso-blu, sempre Ruggero. Riga, quasi aveva provato a calciare Riga, poi ci ha ripensato. Ancora Avellino, Sagna, Farinelli, va giù il capitano Biancoverde. Calcio di punizione per l'Avellino, bene così per i padroni di casa, male per il Crotone. La formazione irpina si sta rivelando bestia nera dei pedagogici. I campani infatti hanno vinto anche la gara d'andata per 2-1.
La formazione di Dario Rocco, che quest'oggi è squalificato, sta per ottenere la quarta vittoria in campionato. Ecco Falco, un po' di spazio, entra in aria Falco, il sinistro di Falco, la respinta in corner di La Rosa, calcio d'angolo per l'Avellino che può sfruttare al meglio le ripartenze. 35esimo, 5 minuti più eventuale recupero alla fine di questa partita che vede l'Avellino avanti di 2-0 sul Crotone. Doppietta di Coiro. Alla bandierina è pronto Monaco. Occhio a movimento di Corcione, occhio a Coiro, occhio a Saporito. Ecco la battuta del corner dalle parti proprio di Saporito che lascia scorrere. Poi viene spintonato ma non c'è fallo per l'arbitro. Il direttore di gara ha indicato la rimessa dal fondo. Intervento ai limiti della regolarità. Il numero 17 crotonese Samaché. Ripartono i rossoblu con Riga. Ruggero vuole riaprirla il Crotone. Formazione ospite vuole dimezzare lo svantaggio per poi tentare il tutto per tutto negli istanti finali di partita. L'Avellino deve mantenere alta la tensione, deve mantenere le antenne ben dritte. Adesso Lauro, ecco Sagna, spedisce il pallone in foro laterale. Miceli, Lonetto, avanza Lonetto, Falco spazza però sui piedi di Riga che ci riprova, palla respinta, Coiro, ottimo gioco di sponda per l'attaccante, protagonista assoluto quest'oggi con una doppietta. Le sue due reti stanno regalando la vittoria all'Avellino. Adesso Lauro, ultimi fuochi del Crotone. Noce, Samaché, Miceli, pressato da Corcione, Miceli, Riga, si riparte da Panza, il Crotone stenta ad affondare i colpi. Lonetto, ancora il numero 3, si interrompe la marcia di avvicinamento dei crotonesi all'area bianco-verde. Farinelli, che intraprendenza, viene fermato da Riga che arpiona da terra il pallone. Ancora Riga che avanza, palla sulla destra per Samaché, ancora Samaché che si accentra, il tocco di punta del calciatore di colore, palla allontanata per lo scatto di Coiro che ingaggia il duello spalla a spalla con Panza. Ancora Coiro, chiuso nella morsa Panza Lorenzi, poi La Rosa fuori dall'area, manovra la palla è il portiere del Crotone e serve Noce. Gioco fermo, l'arbitro si reca dal guardaline. Attenzione, rosso per Cimino. Espulso Cimino. Evidentemente per un colpo proibito, per un colpo rifilato all'avversario a palla lontana, ingenuità di Cimino che lascia in 10 la sua squadra quando manca un minuto all'ottantesimo. Ricordiamo che i tempi del campionato nazionale del 17 hanno una durata di 40 minuti. Avellino ridotto in 10 per l'espulsione ingenua di Cimino. L'arbitro ha raccolto la segnalazione del guardaline e lo ha secondato e ha sventolato il cartellino rosso sotto il naso di Cimino, che è costretto a lasciare anzitempo il rettangolo di gioco. Dunque la formazione irpina dovrà difendere il doppio vantaggio con un uomo in meno quando è scoccato l'ultimo minuto della ripresa al nostro cronometro. Siamo già entrati nella fase di recupero
Altro cambio per l'Avellino. Fuori Monaco. Le mosse di Festa per arginare, per ovviare all'improvvisa, no? Inferiorità numerica. Gargaro al posto di Monaco. Con la battuta del calcio di punizione allontana di testa proprio Gargaro dalla distanza. Riga, l'ennesimo tentativo. Palla abbondantemente al lato. Pronto all'invio Pune. Siamo già nel recupero. 2-0 per l'Avellino. Va giù Ruggero. Il fallo è suo però. Ora Crampi per Falco. Lo aiuta capitan Farinelli. Si rialza il numero 10 dell'Avellino. Può rifiatare, può guadagnare secondi la squadra di casa, che vede vicino il raggiungimento dell'obiettivo grazie a questo calciatore, grazie al numero 9 che con la sua doppietta sta regalando la quarta vittoria della stagione regolare all'Avellino. Lotta Coiro e c'è corner. Corner per l'Avellino. Con calma Falco. Coiro rimane nelle vicinanze della bandierina, rinuncia a portarsi al centro dell'area di rigore. Altro calcio d'angolo, altro tempo che se ne va. Buon per l'Avellino, male per il Crotone. Avellino che nel prossimo turno di campionato giocherà ancora in casa, riceverà il Foggia. Il Crotone cercherà a questo punto il riscatto in casa con il Benevento. Rimessa dal fondo per la formazione ospite, che pare rassegnata alla sconfitta. Non c'è molto tempo, solo un miracolo sportivo potrebbe consentire agli uomini di Ilo Monaco di tornare in Calabria con un risultato positivo. L'iduenza di Gargaro, gli applausi, gli incoraggiamenti dei compagni seduti in panchina. Pallone filtra, Sagna l'uscita di Pone. Saccartoccia Pone. Fa suo il pallone. Avellino ridotto in 10 per l'espulsione di Cimmino, che dunque non sarà della partita nel prossimo fine settimana, quando il calendario dà all'Avellino l'opportunità di disputare una seconda partita casalinga consecutiva e c'è la possibilità di superare il Foggia e chissà magari anche superarlo in classifica. Riga, Ruggero, ancora Ruggero, la conclusione di sinistro del numero 10 del Crotone, la respinta di Pone, attentissimo, calcio d'angolo, la squadra ospite che vuole dimezzare lo svantaggio. Siamo 4 minuti oltre l'ottantesimo, calcio d'angolo per il Crotone. Calcio di rigore per il Crotone, davvero incredibile, per la seconda volta consecutiva in casa. Sul gong l'Avellino si vede fischiare contro un calcio di rigore, questo però potrebbe non far male perché parte intanto Ruggero, sbaglia, tipico fischio, Avellino 2, Crotone 0. La doppietta di Coiro regala 3 punti d'oro all'Avellino. Il Crotone sbaglia anche un calcio di rigore con Ruggero e la partita termina 2-0 per
L'Avellino, doppietta di Coiro nel secondo tempo. L'attaccante ha siglato le reti al 12° e al 36°. E dunque l'Avellino batte il Crotone per 2-0 e torna al successo casalingo. Successo casalingo che mancava da ottobre. La formazione biancoverde festeggia la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il blitz di Frosinone. E nel prossimo fine settimana gli uomini di Dario Rocco ancora di scena qui a San Michele di Serino, allorquando riceveranno il Foggia. Dall'impianto sportivo comunale di San Michele di Serino è tutto. Mi mascolisi al commento, Palmiero Napoli alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi di Avellino TV.